Bentornati sul mio canale. Si avvicina il periodo di Pasqua, allora ho pensato di proporvi un altro dei miei antipasti. È la torta rustica di Pasqua ai formaggi, come la chiamiamo noi, diversa da quella lievitata. Questa a casa nostra la prepariamo sempre e non solo a Pasqua, perché è buonissima. All'interno ci sono gli spinaci e tutto un mix di formaggi che la rende ancora più buona. Partiamo con la ricetta. Stars in the sky. Did we ever stop and wonder why we let our love shine all through the night? Just you and me, babe, until the morning light. Allora, va messa a appetito questa ricetta? Vi voglio anche dare qualche suggerimento sulle sostituzioni degli ingredienti. Il ripieno può essere fatto in mille modi. Noi lo prepariamo così: al posto degli spinaci possiamo aggiungere un'altra verdura, come le erbette di campo, le bietole. E se non amate tanto formaggio, potete aggiungere l'uovo sbattuto con della panna da cucina, come si fa nelle pizze rustiche classiche. E per gli amanti dei contrasti, provate a utilizzare una buona pasta frolla invece che la pasta matta. Sarà ancora più particolare. Ma il video finisce qui. Come sempre, io vi invito a lasciare un like, commentare e condividere. Iscrivetevi al canale, come sempre. Se avete dubbi, domande, scrivetemi qui sotto nei commenti. Se rifate le mie ricette, mi raccomando, scattategli una bella foto, postatela e taggatemi sui social. Noi ci vediamo in un prossimo video con una nuova ricetta. A presto!